Ed eccoci ancora qui all'interno della nostra consueta rubrica Medicina Regione Lazio.it, interamente dedicata alla prevenzione, alla salute e al benessere, ma nel quale si affrontano anche tanti argomenti relativi alla psicologia, alla psicoterapia, ma non solo, perché insomma ci sono altri aspetti che riguardano tutto questo. Siamo sempre sulle frequenze di Radio Roma Capitale e stavolta sono in compagnia di un dottore psicologo clinico e giuridico, nonché sessuologo clinico presso l'Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica di Roma. Parleremo assieme a lui di dipendenze, le cosiddette addictions, usando il termine inglese, e possono essere di vario tipo, vario genere. Andiamo a sondare tutto questo e a vedere anche un po' gli sviluppi futuri. Lo faremo assieme al dottor Daniele Vitale. Benvenuto all'interno della nostra rubrica. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Salve dottor Vitale, grazie a lei di aver accolto l'invito, un saluto a tutti. Dunque, cosa sono le dipendenze, le cosiddette addictions? Possono essere davvero di tanti tipi e generalmente cosa ci porta a una dipendenza? Allora, chiaramente la dipendenza la possiamo considerare come una condizione in cui il nostro organismo in qualche modo comincia a sentire un incessante e compulsivo bisogno di assumere una determinata sostanza o di in qualche modo provare un determinato tipo di piacere a seguito di un comportamento messo in atto, che chiaramente appunto genera e crea una dipendenza di tipo fisico-chimico e anche psicologico. E non a caso ho detto sostanza ma anche un comportamento, no? Perché quando si parla di dipendenza fondamentalmente il pensiero comune magari vola sulla dipendenza da stupefacenti, no? Da sostanze psicotrope, alcol. In realtà le nuove addiction, che sono insomma un po' lo specchio, il risultato anche della nostra società postmoderna, sono quasi più di tipo compulsivo a livello comportamentale, no? Mi vengono in mente le classiche, ecco, la dipendenza dal gioco d'azzardo, il gambling, la dipendenza da cibo, la dipendenza da un po' tutta la tecnologia, quindi decliniamola un po' come smartphone, varie dipendenze anche virtuali, no? Perché no? La rete è anche molto pericolosa sotto questo punto di vista. Ecco, dottore, già efficacemente abbiamo avviato, tracciato un qualcosa. Vorrei condividere tutto questo assieme ai nostri ascoltatori tramite i canali, i profili social di riferimento. Purtroppo ci sono cose che, dico, veramente contano nella nostra vita e se non vanno in un certo modo generano in noi frustrazione e sofferenza. Ad esempio parliamo, dato che lei senza vergogna, con onestà, siamo esseri umani e fatti di questo, della sfera intima, dell'intimità di ognuno di noi. Ecco, ci può essere anche una dipendenza riguardo al mondo, a un mondo ben preciso, che è un mondo però distorto, che spesso ci fuorvia, ci porta di fuori. Questo è uno degli aspetti più importanti della nostra vita. Siamo esseri sociali, animali sociali, fatti per un contatto oltre che emotivo, empatico, anche carnale, fisico. Sì, assolutamente. E quindi, insomma, il richiamo è alla dipendenza sessuale. Intanto faccio una piccola precisazione, sì, perché quando si parla poi di dipendenza sessuale non parliamo solamente di dipendenza dal rapporto sessuale in sé. Il mondo della sessualità, come hai insomma un po' già anticipato, è un mondo ampio, va a toccare diverse sfere, per cui chi, diciamo, in qualche modo purtroppo vive questo tipo di problematica legata alla dipendenza sessuale può in qualche modo riferirsi non soltanto ai rapporti sessuali in sé, ma anche ad esempio all'utilizzo frequente della pornografia, di materiale pornografico, anche di acquisto di materiale, no? Di sex toys, di video. Quanto influisce, non è scontato, sottolineiamo anche questo, quanto influisce sul nostro benessere e integrità psicofisica in questo senso e sulle anche prestazioni, insomma, sulla nostra intimità, tutto questo, nell'uomo e nella donna, dottore? Beh, l'impatto è notevole, nel senso che se da una parte noi ovviamente proponiamo, no, il benessere sessuale come parte integrante della nostra vita, del nostro benessere psicofisico, chiaramente poi c'è sempre una deriva distorta, purtroppo, poco funzionale. Che cosa succede? Fondamentalmente si diventa quasi appunto schiavi
non tanto dell'azione in sé, quindi del rapporto sessuale, della masturbazione compulsiva, dell'uso frequente della pornografia, anche della prostituzione, ma di quello che viene, da quello che si prova a seguito di quell'azione. E non si riesce più a fare a meno, si diventa chiaramente appunto dipendenti da quel tipo di azione e si inizia a tralasciare tutto il resto. Ecco, e si lega il piacere anche alla visione, perché poi quello che vede l'occhio è un meccanismo un po', no? E quasi non si può fare a meno e diventa una vera e propria dipendenza, perché si prova a piacere solo in un certo modo. Apriamo e chiudiamo parentesi senza essere troppo espliciti, ma in linea generale, e questo riguarda qualsiasi altra dipendenza. La nostra mente lavora in questo modo, poi si abitua, e per provare emozioni e sensazioni nuove abbiamo bisogno di una, certo, fonte ben precisa, che sia il gioco d'azzardo, dottore, il gambling, ma anche una dipendenza nella coppia, anche tra uomo e donna, un'eccessiva morbosità, gelosia, attaccamento tra madre e figlio spesso avviene. Insomma, ci sono varie tipologie di dipendenze. Sì. Come lei conduce il suo lavoro in merito a questo? Ogni volta che si trova di fronte a un paziente con un tipo di dipendenza differente, però durante il percorso strada facendo ci sono anche, possono scattare dei lati piacevoli, perché si crea un rapporto, una conoscenza profonda, è sempre un lavoro a doppio senso alla fine, no? Certo. Allora, intanto chiaramente bisogna vedere, capire di che tipo di dipendenza si parla. L'elemento comune a tutte le dipendenze, a parte ovviamente l'essenza della dipendenza in sé, sì, è il loop che si instaura nell'azione, nel comportamento. Quindi per ogni tipo di dipendenza c'è un loop, per esempio nell'abuso di sostanza qualsiasi, l'assunzione della sostanza a un certo punto porta a suefazione, quindi si aumenta la dose, e si riaumenta, chiaramente si entra in questo loop. Per quanto riguarda per esempio il gioco d'azzardo, il gambling, il tutto sta nel gioco vittoria sconfitta, quindi io vado a puntare, non so, gioco qualsiasi gioco d'azzardo, punto dei soldi, vinco, e entra in gioco il fatto del posso vincere ancora, posso fare di più, posso guadagnare di più. Se perdo, la frustrazione mi porta a dire no, ce la devo fare, la posso fare, posso vincere, e quindi scatta questo tipo di loop, di meccanismo. Nella dipendenza affettiva è un po' più complicato, nel senso che chiaramente, come hai spiegato, scatta una sorta di rapporto quasi morboso nella relazione, e lo si vede più nella relazione di coppia questa cosa, in cui praticamente io per qualsiasi tipo di motivo, probabilmente scarsa autostima, scarsa autoefficacia, mi attacco alla relazione, mi attacco al partner e arrivo ad annullare assolutamente il mio, la mia personalità, la mia individualità, non in favore del partner però, ma in favore del benessere della relazione. Cioè, se io non vado a inficiare la relazione, l'altro non mi lascia. Ecco, potremmo dire ancora tante altre cose, ma in realtà penso e spero che un qualcosa di significativo abbiamo condiviso fin qui, anche per chiarire ulteriormente il concetto di dipendenza, di addiction, che si può manifestare in diversi modi. E siamo giunti in conclusione, dottore, quale sarà il futuro? La società essa stessa è foriera, ci porta ad avere, insomma, purtroppo spesso delle dipendenze inevitabilmente, ma cosa fare per il nostro futuro, per tenere sotto controllo le dipendenze e per evitare di caderci? Soprattutto un consiglio a tutti coloro che sono in ascolto. Beh, sicuramente non avere paura di riconoscere di avere una problematica legata a un qualsiasi tipo di dipendenza, nel senso che rendersi conto di avere un problema e chiaramente rendersi conto di avere difficoltà a smettere è chiaramente il primo passo. Il secondo passo fondamentale è la motivazione al cambiamento, nel senso che una motivazione ci spinge a cambiare rotta, a cercare aiuto con i professionisti che ci possono dare degli strumenti ad hoc per intervenire, per eliminare quella compulsione verso quell'oggetto, certo, della dipendenza, sì.
e ovviamente ristabilire un equilibrio, un sano equilibrio nella propria vita. Ecco, vedremo cosa accadrà nella nostra futura società, intanto concentriamoci a dovere e lavoriamo sul presente. Io la ringrazio di aver partecipato all'interno alla nostra rubrica Medicina Regione Lazio, le auguro il meglio per la sua attività futura a 360 gradi. Grazie. Dottor Daniele Vitale, psicologo clinico e giuridico e sessuologo clinico presso l'Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica di Roma. Abbiamo parlato di dipendenze, il 320-6437163 è il suo cellulare, gli indirizzi degli studi via degli Opimiani 88, via Sforza Pallavicini 18 Roma, Facebook Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica, sito web accademiadipsicologia.it, Instagram Accademia_APSG, Facebook è una pagina completa di foto e descrizioni, tanti like e mi piace, mi raccomando, mettete e fate girare. E il sito web è efficace a partire dalla home page iniziale sfogliando le varie pagine interne. E il profilo Instagram contiene tante foto e anche clip video relative a tutta la sua attività. E per concludere gli indirizzi email che sono info@accademiadipsicologia.it, psi.vitale@gmail.com. Un saluto e un ringraziamento al dottor Daniele Vitale. Grazie Riccardo. Grazie a lei.